Eccellenza, una grande emozione le sue parole nel saluto e partecipare a questa celebrazione, un'emozione che sicuramente abbiamo condiviso con lei. Dobbiamo camminare insieme perché se non si sta insieme non riusciamo a concludere nulla, no? È quello che ci ha insegnato Gesù e noi continuamente rincorriamo questa traccia che lui ci ha dato. Sì, quello che ho espresso nel saluto è un po', c'è qualcosa di quello che è il programma, no? Più o meno, ecco, naturalmente è appena appena abbozzato. E poi soprattutto dobbiamo allenarci sempre a volerci bene, perché veramente questo è il Vangelo allo stato puro, no? Un volerci bene nella gratuità, ecco, come Dio ci ama, a perdere. Affidato alla Madonna e soprattutto ha fatto riferimento al grande ruolo della donna, rivolgendosi anche ai suoi ex parrocchiani. Sì, più che ruolo è l'altra parte dell'umano. Cioè, questo vale, visto che c'è questa problematica grossa, no? Noi non siamo a dare contentini alle donne, no? O fare semplicemente, scusate, la festa delle donne, no? Come se fosse un... No. Noi dobbiamo riscoprirci l'uno per l'altra, nell'identità di ciascuno, nelle capacità di ciascuno, nell'intuizione, nelle bellezze, nelle fatiche, ma rompere questa santa alleanza che Dio ha voluto significa andare contro il volere stesso di Dio. Quindi non ho detto niente di eccezionale, ho citato la scrittura indirettamente. Ha anche detto voi siete il futuro dei vostri figli. Sì, questo per San Leonardo, perché San Leonardo insomma... ha vissuto, sta avendo un momento faticoso, però c'è tanta bellezza che dobbiamo tirar fuori. Dalla bellezza si vedono le ombre, mai il contrario.